Salve amici appassionati di tecnologia, come state? Spero tutto bene. Oggi in questo video ho qua questo pacco che è di Trendevice. Sì ragazzi, ho voluto provare per la prima volta un telefono ricondizionato. Ho comprato un iPhone ricondizionato da Trendevice. In questo caso l'ho ordinato praticamente una settimana fa e mi è arrivato. Tra l'altro, stranamente mi dicevano su Trendevice che arrivava il 31 novembre, ma invece mi è arrivato subito. E ho ordinato un iPhone SE 2020 da 256 giga. In questo caso tanti mi diranno, ma come mai ho ordinato un altro telefono? Io, come ben sapete, ho un iPhone 14 Pro Max che sta registrando questo video, ma poi ho anche come secondo telefono ho un Galaxy S23 Ultra, con cui mi trovo davvero molto bene, ma il problema è che mi serviva un secondo telefono per registrare il YouTube. E il problema è che con un Samsung, io avendo il Mac, editando dal Mac, col Samsung purtroppo con l'USB non mi legge non mi legge i file sul PC, sul Mac. Ho dovuto mettere praticamente un adattatore da USB-C all'hard disk, ma sinceramente mi è molto scomodo. Però in realtà volevo prendere un secondo iPhone. Ho avuto due iPhone e un Android, però ultimamente ho un iPhone e un Android, ma volevo prendere un secondo iPhone. Comunque, l'ho già aperto e in realtà, adesso faccio vedere il telefono tutto, l'ho pagato 239 euro. Il prezzo era 219, c'era uno sconto più 10 euro di sconto, iscrizione alla newsletter. Ho pagato 2,39 perché ho fatto Trendevice Plus, l'abbonamento loro in più, che praticamente con 19,99 l'assistenza gratuita, da 30 giorni si prolungano 60 giorni di tempo per fare il reso. Se in caso il telefono dovesse avere un problema, io lo mando indietro, mi mandano un telefono di cortesia, anche se in realtà non ne ho bisogno. E quindi ho fatto questa sorta di abbonamento in più. Tra l'altro ci tengo a specificare che questo video non è sponsorizzato da Trendevice, ma il telefono l'ho pagato a spese mie. E ho scelto proprio Trendevice perché me ne hanno parlato tantissime persone bene rispetto anche ad altri brand che ricondizionano i telefoni. E avevo fatto la opzione del colore a sorpresa, quindi non sapevo che colore mi arrivasse. Ho sperato fino all'ultimo che mi arrivasse il nero e infatti adesso lo apriamo, era già aperto il pacco, mi è arrivato nero. Ho scelto di prenderlo con la scatola originale, che mi piacciono molto le scatole Apple. Poi tra l'altro dentro il pacco non c'è solo il telefono, ma mi hanno dato con 1 euro in più il caricatore con l'alimentatore. E a solo 1 euro in più tanta roba. Tra l'altro le scatoline di Trendevice mi sembra che sono da carta riciclata. Forte anche il cavo, è tipo in tessuto, ma strabello. Tra l'altro dovrebbe essere certificato Apple probabilmente. Comunque andiamo a buttare via la scatola. Ecco qua la scatola del telefono. Come ho detto prima, è un SE 2022 da 256 giga, tantissima memoria, più memoria del mio iPhone, perché il mio 14 Pro è un 128 giga. Volevo prendere un secondo iPhone per fare i video, piccolino, maneggevole. Io ero indeciso se comprare l'iPhone XS o questo, ma ho preferito prendere questo perché è un processore più nuovo. Lui praticamente è come se fosse un iPhone 8 con il processore dell'iPhone 11. Ma andiamo ad aprirlo, in realtà l'avevo già un po' aperto. Vi faccio vedere che questo qua è il telefono. Tra l'altro invece lo schermo è un pochino sporco, ma vi faccio vedere che adesso ve lo pulisco un attimo. Sporco tranquilli che è sporco, ma perché l'avevo già aperto. Comunque, tra l'altro mi sembra praticamente nuovo, cioè non vedo segni di botte o comunque di graffi. Dovrebbe essere il grado B o grado, non mi ricordo sinceramente, ma mi sembra nuovo. Anche il vetro dietro mi sembra che non abbia graffi. Il davanti c'è forse qualche graffietto, però lo schermo mi sembra originale da spento. Adesso andiamo a avviarlo insieme, facciamo la prima configurazione e testiamo che il tutto funzioni bene. In questo caso, oddio, perché non si accende? Panic, raga, panic. Magari è scarico, però. Arriva il momento della verità. Andiamo a caricarlo, vediamo se si carica. Ok, raga, era scarico, quindi si sta caricando. Bene, bene, bene. Sennò mi è venuto praticamente un colpo. Comunque, considerazioni veloci. Mamma mia, da quanto tempo che non riprendevo in mano un iPhone
così piccolo. Tra l'altro io tanti anni fa avevo l'iPhone 8, infatti lui è praticamente un iPhone 8 con il processore dell'iPhone 11. È la seconda generazione. Io tra l'altro sono un amante della linea SE e infatti in casa ho ancora un vecchissimo iPhone SE di prima generazione, che tra l'altro molto più piccolo di questo, che mi ricordo ai tempi che praticamente era un iPhone 5S con la fotocamera di un iPhone 6S e il processore dell'iPhone 6S con la stessa RAM. Invece l'iPhone SE 2, il concetto è lo stesso, solo che la telecamera è rimasta la stessa di iPhone 8 e il processore però quello di iPhone 11. Poi vabbè, la mela rispetto a iPhone 8 è centrata e qua è un po' più pulita. Ok, si è acceso comunque, adesso aspettiamo che si accenda così facciamo l'avvio insieme alla prima configurazione. Ok, ci siamo. Comunque lo schermo mi sembra originale, quindi a vederlo anche così mi sembra originale. Andiamo a fare la configurazione insieme. Comunque lo ripeterò tutto il video. Mi fa strano avere un telefono così piccolo, ma mi piace tantissimo il design dell'iPhone 8. Io ho avuto l'8 e ho avuto anche il 7. Tra l'altro non ho ordinato né cover né vetro perché ce li ho già, ho tantissime cover dell'iPhone 8 perché io ne compro tante. Cioè, guardate la differenza di dimensione magari rispetto anche a un S23 Ultra. Guardate che differenza. Andiamo a configurare il telefono, lingua italiano, paese Italia. Ok, mettiamo un maschile. Carattere by default. Ok, intanto configuro iPhone. Raga, il Touch ID, da quanto tempo che non utilizzo il Touch ID sotto allo schermo? Beh, io il Touch ID ce l'ho sull'iPad, che è sul tasto di accensione. Andiamo a configurare il Touch ID. Mamma mia, raga, che impressione! Da anni che non faccio sta roba qua, perché avendo gli iPhone da un sacco di anni col Face ID, mi sembrerà strano sbloccare col Touch ID. Diciamo che in realtà, quando c'era il Covid, preferivo il Touch ID. Invece adesso preferisco il Face ID, lo trovo un po' più comodo, un po' più istantaneo. Però anche il Touch ID è comodo, per tante situazioni è più comodo il Face ID. Diciamo che siamo un po' alla pari, ecco, sto facendo l'accesso con il mio iCloud. Comunque raga, tanti mi odieranno, magari sono io un po' Amarcord, ma iPhone e i design col tasto mi piacciono ancora. Cioè io mi ricordo ai tempi quando uscì l'iPhone X, ero rimasto un po' stranito. Perché aveva tutto schermo, pensavo di non riuscirmi a trovare, infatti avevo preso proprio l'iPhone 8 per quello, perché era fissato al tasto e pensavo di non trovarmi con le gesture. Poi ero passato S9, mi ricordo tutto schermo, poi ho preso l'XR e lì mi sono detto con le gesture che sono la svolta. Però anche il bottone era comodo, infatti dicevo come faccio con queste gesture. Poi mi sembrava strano avere la notch, poi dopo mi sono abituato. Però è un design che a me piace tanto, infatti ne ho avuti due così, il 7 e l'8. E quindi, meno male, mi è arrivato nero e la colorazione è la stessa dell'iPhone 8, infatti mi piace un sacco questo grigio. Il grigio dell'SE 2022 è un grigio un po' più scuro, un po' più midnight come gli iPhone 13, però mi piace più questo grigio chiaro in realtà. Trasferisci dati, non mi interessa trasferire dati, tanto li scarico manualmente le applicazioni. Che configura il tuo nuovo iPhone. Non condividere. Benvenuto su iPhone. Boom! Eccoci qua. Comunque lo schermo è originale. Vediamo un po' se c'è il True Tone. Sì, quindi lo schermo è originale. Andiamo a vedere un po' la prima cosa che sono curioso, ovvero la batteria. A che capacità? Andiamo a vedere. Raga, la batteria è nuova, è al 100% di capacità. E la batteria è originale, quindi ragazzi mi hanno dato un telefono usato, cioè il telefono tendenzialmente non è neanche ricondizionato, per me è un telefono usato. Cioè praticamente raga è un usato perché la batteria penso sia nuova, penso che Trend Device non utilizzi batterie originali, credo, dovrebbe tipo segnare parte non originale. Comunque raga che strano avere il centro di controllo dal basso, sono abituato ad averlo qua sopra, però cioè, alla fine mi ci trovo. Touch ID funziona alla grande. Fotocamera, voglio fare il test. Ok, vabbè qua andiamo un po' ai selfie. Funziona alla grande. Video anche qua funzionano alla grande. 4K 60 frame. No, aspetta, perché non va? Ah, forse è andata nelle impostazioni. Vediamo un po'. Mi sembra che dovrebbe avere il 4K, certo che ce l'ha questo telefono qui. Per forza.
vedi, 4K 60 frame, perché alcune cose c'è una limitazione. Tra l'altro video mi sembrano, ok, bene, questo glitch, video mi sembrano stabilizzati. Ah, ok, ho capito. Vediamo un po', 4K 60 frame. Ah, ok, il davanti arriva fino al 1080p. Ah, ok, quindi vabbè, perché non è come nuovi iPhone, ma chi se ne frega, alla fine fa sempre degli ottimi video. Comunque devo fare la prova anche dell'audio, in questo caso se funziona anche l'audio. Audio funzionante, tra l'altro ha già dentro iOS 17, dovrebbe avere l'ultima versione, andiamo a vedere un attimo. 17.1, quindi l'ultimissima versione, memoria 256 GB. E ragazzi, non so che dire, ma è nuovo, è palesemente nuovo il telefono, quindi tanta roba. Non pensavo, perché comunque sembra nuovo, cioè la telecamera è nuova, la batteria è al 100%, e sono fortunato, sono letteralmente fortunato, sono contento. Quindi secondo me non è nemmeno ricondizionato, per me il cliente che l'ha comprato non era soddisfatto, a meno che magari ha cambiato qualcosa, magari il vetro dietro, però mi sembra tutto nuovo, cioè in realtà nuovo, usato, quindi sono contento, quindi soddisfatto, assolutamente sì. Bisogna vedere a lungo termine, ma secondo me mi è andato un telefono usato. Comunque tanta memoria, a 230 euro secondo me è difficile trovare di meglio. Sì, magari mi diranno, ma tu sei pazzo, devi prendere un Android. Per me meglio un iPhone S a queste cifre qua, 230 euro, tanta memoria, e sicuramente poi funziona divinamente un iPhone. Questo qua è un iPhone di 2 anni fa, ma con la 11 va ancora bene, lo stesso processore dell'iPhone 11. E va bene, l'unica cosa sarà la batteria, che non sarà il massimo, però se al 100% per me una giornata potrebbe farmela, dipende. Quindi, beh, esperienza che mi sembra positiva, bisogna vedere a lungo andare. Comunque farò una riprova di questo iPhone, e quindi, beh, in questo caso vedrò come andrà. Ero indeciso se prendere questo o l'XS, ma alla fine penso che mi piace molto di più questo, perché anche più nuovo. Poi volevo avere un telefono design dell'iPhone 8, quindi sono soddisfatto. Comunque, ripeto, questo video qua non è sponsorizzato da Trend Device, ma l'ho comprato di tasca mia. Però mi sono fidato e mi sono fidato, secondo me, bene. Quindi il video finisce qua, un video unboxing, poi farò un video esperienziale con questo telefono ricondizionato, usato, e vi dirò la mia, di come mi troverò, anche se ha senso acquistarlo. Quindi ragazzi, vi ringrazio di aver visto questo video, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti da Angelo!